Salve a tutti, siamo con Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, che ringraziamo per essere qui con noi. E devo dire, Ugo, noi della Ragione siamo stati veramente tra i primi a darti parola. La tua parola è preziosissima perché tu vivi a Odessa, lavori lì, conosci benissimo la situazione e ti chiedo subito come stai e come sta Odessa in queste ore. Ma io sto bene perché non mi posso lamentare, ancora non sono stato direttamente colpito. La città vive, la città non si ferma, la città non si lascia impressionare dalla guerra, anche se soffre quando muoiono delle persone, come ieri è morto un ragazzino, una ragazza in ospedale, e ancor peggio poi abbiamo sofferto alle scene straziate delle persone che sono morte il 23 di aprile in quell'attacco a quell'edificio, cosa a cui non eravamo sinceramente abituati perché i russi tendenzialmente in questa città hanno attaccato infrastrutture militari. Senti, ieri era una giornata particolare per Odessa, vuoi ricordare tu il motivo? Sì, il 2 di maggio del 2014, mentre l'Ucraina perdeva la Crimea, che veniva conquistata in poche ore, e perdeva il controllo del Donbass, qui ci fu una manifestazione pro-Russia, dei manifestanti scesero in piazza, trovarono altri manifestanti di parere esattamente opposto, partirono dei pestaggi, partirono degli spari, qualcuno rimase a terra colpito, continuarono i combattimenti corpo a corpo fino a quando un gruppo di questi si rifugiò in un importante palazzo istituzionale della città, un palazzo monumentale, dietro la stazione ferroviaria, La però casa dei sindacati. la casa dei sindacati, la casa dell'associazione dei Sì. sindacati, un'associazione sovietica, una roba proprio burocratica, vetero-socialista. Sta di fatto che però lanciarono delle bombe Molotov e li fecero bruciare vivi, e quindi più di 40 persone, quasi 50 insomma nel totale. In circostanze brutte, una brutta storia insomma. Circostanze mai chiarite, Ugo, e di Mai. questo mai chiarite. Questa strage, guarda, è molto utilizzata dai social network che amano fare ragionamenti di cospirazione, cioè quelli che amano in tutte le loro analisi usare la parola neonazista o fascista, questa strage l'hanno utilizzata. Infatti è una grave responsabilità pubblica non aver fatto un'inchiesta, perché almeno un'inchiesta darebbe una verità ufficiale. Fino a quando non Esatto. fai un'inchiesta ti presti a mille interpretazioni. Da italiano che vive in Ucraina non possono farti questa domanda. Abbiamo fatto uno scoop noi italiani. Abbiamo intervistato il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Ovviamente la Sì. notizia è stata ripresa da tutti i media internazionali per la gravità delle parole che lui ha pronunciato. Da comunicatore ti chiedo una tua opinione su un'intervista che di fatto non ha avuto contraddittorio, come è stata gestita? Poteva essere gestita meglio? È stato un vanto per l'Italia questa intervista oppure una grossa figuraccia fondamentalmente? Ma io credo nell'utilità di lasciar parlare anche le persone che dicono cose brutte, perché se non altro le possiamo studiare. Quindi sono contento che ci sia stata questa intervista. È ovvio che è stata un'intervista concordata e programmata, cioè era un monologo. E cerchiamo di non dire banalità. A me la prima cosa che viene in mente è, visto che c'è questo discorso del ebrei nazisti, attenzione, questa roba che, ripeto, accende Zelensky è stato inganni. paragonato a Hitler, ricordiamolo. Beh, ma Lavrov non è il primo che dice una cosa del genere. Abbiamo anche degli opinion maker italiani che hanno fatto delle vignette su Zelensky, suggerendo che il fatto che sia ebreo significa che è guerrafondaio, e quindi c'è chi ama questo tipo di, diciamo, di abbinamento. Però cerchiamo di capire perché Lavrov dice questa cosa e lo dice in questo momento. Innanzitutto, chi è Lavrov? Lavrov è un membro della comunità armena, attenzione, cioè come fa un armeno che è stato vittima per il suo popolo di un genocidio da parte dei turchi poter parlare in questa maniera? E poi perché l'ha detta? Perché non gli è scappata? Questa è una roba che doveva dire, questa è una cosa che ha preparato nel suo copione. Allora, quando si sentono queste affermazioni,
È buona norma domandarsi a chi lo sta dicendo. Lo sta dicendo agli italiani? Lo sta dicendo agli ucraini? Lo sta dicendo alla comunità internazionale? O lo sta dicendo ai russi? L'antisemitismo in Russia ha delle radici profonde. È una cosa antica, è una cosa che data dai tempi dello zar. Devi sapere che c'è un detto in Russia, molto antico, sarà vecchio di secoli, che dice picchia l'ebreo, salva la Russia. Cioè, utilizzare gli abitanti russi, se vogliamo, di etnia ebraica, quindi le comunità ebraiche, quindi come vittime ideali, come colpevoli ideali di qualcosa che non funzionava in Russia, e quindi sfogare l'aggressività, la rabbia su di loro, e quindi fare le stragi, quelli che si chiamano i pogrom, no? Praticamente ricorrenti attacchi ai villaggi e alle comunità ebraiche, dove la gente sfogava la sua rabbia sanguinaria, ne ammazzava un po', depredava un po' di queste case, la situazione aveva sfogato la sua aggressività. Però dire questa cosa e farla sentire al proprio popolo è importante, è motivante. Stanno per fare una nuova leva di militari, stanno per motivare questi militari a combattere contro gli ucraini, gli devono raccontare che gli ucraini sono assimilabili agli ebrei, quindi è giusto attaccarli. E purtroppo in una cultura popolare ignorante, vecchia, questa idea dell'ebreo colpevole è fortissima, è ancora una però cosa... Però scusa, nel ruolo che hanno avuto poi i russi nella Seconda Guerra Mondiale, sono loro che sono entrati poi in Polonia, che hanno liberato gli ebrei, comunque stride questa immagine, no? Perché loro comunque il 9 maggio festeggiano proprio l'abbattimento del nazismo, per cui si fa fatica, ecco, a capire questo parallelismo, Ugo. Però se studi la Russia, se studi anche l'Unione Sovietica, poi cosa succede? Che ti accorgi che è vero quello che tu dici, soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, essendo una guerra patriottica, l'Unione Sovietica fece una roba assolutamente fuori dagli schemi. Per esempio, tirò fuori dalle galere i pope, cioè i preti ortodossi, e ridiede al popolo la possibilità di avere la possibilità col prete di pregare e di avere delle funzioni religiose per ispirare i soldati a combattere. Quindi quello fu sicuramente una cosa che ci ha aiutato a identificare la lotta contro il nazismo da parte dei russi come una cosa non contro gli ebrei. Certo, momentaneamente. Poi di fatto tu nel passaporto sovietico dovevi scrivere se eri ebreo o no. Attenzione, questo è vero, cioè dovevi scrivere se eri ebreo. Se eri ebreo non potevi entrare, per esempio, nei ranghi delle forze di sicurezza e soprattutto non potevi mai entrare nel KGB. Allora, l'antisemitismo si ripresentò già sotto Stalin, quindi pochi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso Stalin fece una purga contro i medici ebrei, come se accusati di essere, essendo medici, pronti ad avvelenare o a non curare bene il popolo russo. Quindi questo male, questo che è una malattia dell'anima russa, è ancora molto persistente. Lavrov tira fuori questa cosa perché in questo momento ne hanno bisogno. Ed è purtroppo un modo loro per dare una giustificazione a questa guerra, a questo combattimento. Grazie Ugo per questo tuo punto di vista, perché è davvero interessante e da grande conoscitore della cultura ucraina e russa e amante della storia quale sei, è stato davvero un piacere ascoltarti. Ti faccio un'ultima domanda prima di lasciarti andare via e tornare a fare le tue cose. C'è qualcosa a noi occidentali che non arriva qui in Italia, qualcosa che non riusciamo a cogliere appieno, percepire, e che tu invece, essendo lì, ti ritrovi a vivere in prima persona? Io vedo qual è il tenore del dibattito in Italia. È un dibattito che al 90% è incentrato sui poveri profughi, ci sta, sulle vittime civili, ci sta, sulla sofferenza e il dolore della guerra. Manca totalmente il realismo della guerra, cioè il popolo italiano non si capacita di perché c'è la guerra, a cosa serve la guerra, perché scoppia la guerra. Abbiamo rimosso lo studio della storia e questo ci mette in difficoltà nel capire un fenomeno, perché prima devi capire un fenomeno, poi ti fai un'opinione. E in un intervento televisivo di poche ore fa, a chi mi diceva dobbiamo mandare armi leggeri, non pesanti, allora ho fatto un esempio semplicissimo, che chi conosce la storia lo capisce, però molti non ci arrivano.
Vogliamo fermare i carri armati russi che stanno invadendo l'Ucraina? I carri armati vanno con il carburante. Allora, far saltare un deposito di carburante è una buona idea, così gli manca il carburante e il carro armato non si muove. Ma questi depositi sono in territorio russo e il carburante viene trasportato lungo la ferrovia. Quindi è una buona idea dar fuoco al deposito e far saltare il ponte della ferrovia. Per quello ci vogliono le armi, ci vuole un'artiglieria che arriva fin là, ci vogliono degli elicotteri o degli aerei che arrivano fin là. Cioè, questo significa, queste sono le armi che possono servire. Se tu invece mi dici, da pacifista, per cui sentire un po' meno in colpa, noi gli diamo soltanto delle pistole. Cioè, se uno vuole aiutare un popolo a difendersi, la guerra ha degli strumenti e gli strumenti vengono utilizzati tutti. Va bene, ringraziamo Ugo Poletti per essere stato con noi e alla prossima e tanti auguri, Ugo. Grazie, Ilaria, è sempre un piacere. Grazie.